avevano scelto di lavorare nella città di Francesco Petrarca e Piero della Francesca per respirare l'aria diffusa della storia dell'arte prima di rappresentare la Costa d'Avorio alla Biennale di Venezia e poi a quella di Dakar. Adesso Aboudieh e Yanzi sono tornati in città per la propria esposizione In Transit, promossa da LIS 10 Gallery, che si era già adoperata affinché gli artisti potessero lavorare nel Palazzo della Provincia, a poche centinaia di metri dal Cristo del Cimabue e dalla Maddalena di Piero della Francesca. Che qui si tratta della scommessa sulla memoria, cioè la profezia, cioè il guardare avanti, in questo caso è rappresentato dal recupero delle origini. I due artisti, Aboudieh e Yanzi, che qui espongono i loro lavori, in questo caso alle mie spalle un lavoro a quattro mani addirittura, parlano di questo, parlano di memoria, di ricordi, di senso attribuito alla propria terra d'origine, quindi la grande mama Africa, che si incontra e si scontra con l'Occidente. E quindi questi due linguaggi, quello delle radici, della maschera che vediamo alle mie spalle declinata in vari modi, va a sovrastare un paesaggio contaminato di varie cose, sempre più o meno di presente, per raffrontarsi con il nostro presente, con l'Occidente. E quindi è un modo per venire a galla, per farsi conoscere, per comunicare. Il linguaggio che contraddistingue tutti gli artisti africani è l'amalgama, la sintesi, l'ibridazione. Attraverso l'uso del passato che viene declinato e recuperato in varie soluzioni linguistiche, iconologiche direi. La mostra include anche alcuni lavori realizzati a quattro mani, ciclo iniziato durante la permanenza aretina e destinati all'asta per devolvere gran parte del ricavato alle istituzioni che si occupano di assistere l'infanzia. È una bellissima espressione questa che vediamo in questa mostra, quindi in realtà il valore è un valore molto alto, in questo caso lo vediamo ben rappresentato, ma in generale credo che l'inclusione non sia appunto un fattore di, come dire, di includere chi ha meno rispetto a chi ha più, ma in realtà si tratta di convivere, di cooperare insieme, credo che sia l'unica futuro possibile in realtà per l'umanità.